Benvenuti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio decorare questo annaffiatoio di alluminio. È da un po' che non ne decoro uno, ma visto che ci apprestiamo ad avvicinarci alla primavera, lo voglio decorare perché sono sempre delle cose molto belle da regalare e ho visto che sono sempre stati molto apprezzati. Allora, come prima cosa dobbiamo preparare il supporto prima di fare tutto il lavoro, quindi allora vado a passare intanto dell'alcol in modo da sgrassarlo un po' nel caso in cui appunto fosse unto di qualcosa. Lo andiamo a pulire bene così attacca meglio qualsiasi tipo di vernice, di primer, quello che dobbiamo andare a dare. Ok, fatta questa operazione comincio con il dare una mano di primer, così vado a preparare il fondo e poi sopra posso mettere tranquillamente quello che mi serve. Allora, voglio proteggere solo il mio supporto, questo in gomma, così non si rovina, quindi metterò sotto vediamo, adesso mi procuro un paio di fogli di carta. Ok, possiamo passare a dare il primer. Lo do con questo tamponcino, così, e in questo modo vado a rivestire completamente tutto il mio supporto. Ora che ho passato il primer dappertutto, asciugo. Asciugato il primer, passaggio successivo, do due mani di acrilico bianco, perché il bianco voglio che sia la base, sarà la base, il colore base del mio annaffiatoio. Utilizzo sempre il tamponcino perché preferisco un effetto così un po' a buccia di arancia e non fatto con il pennellino che lascia le striature. Preferisco utilizzare questo perché mi piace di più l'effetto finale. Così vado a ricoprire completamente il mio supporto. Dato due mani di acrilico bianco, mi sono aiutata sia con il pennello che con il tamponcino più piccolo per fare particolari, dettagli un po' più piccoli per entrare nelle fessure, e lascio asciugare e nel frattempo vado a preparare le decorazioni che mi serviranno per decorare il mio annaffiatoio. Per le decorazioni userò la soft clay, questa pasta bianca e leggerissima di stamperia, e uno di queste forme in plastica che servono proprio per creare queste decorazioni. Io utilizzerò i due fiocchetti più grandi e quello piccolo, voi potete utilizzare le forme che più vi piacciono e che avete. Quindi andiamo ad aprire il nostro panetto. Sì, voglio aprire, non fateci caso, non trovavo la forbice. Allora, intanto non lo apro tutto, così evitiamo di, perché allora questa pasta dovete fare solo in modo di non di chiuderla poi bene. Io la chiudo dentro un sacchetto di plastica, quelli per congelare, chiusa bene, lo faccio uscire un po' d'aria perché altrimenti si secca e quindi va un attimino preservata. Allora, tiro via un pezzo piccolino, che tanto è sufficiente, devo solo riempire questi due particolari. Allora, questa pasta si presta benissimo a questo tipo di operazione. Perché? Perché è leggerissima, quindi non appesantisce le decorazioni, per cui potete fare addirittura delle decorazioni da mettere sulla pagina di un album di scrapbooking o di un junk, perché sono veramente leggerissime. Io nel mio canale trovate dei video dove vi ho fatto proprio vedere come anche utilizzarla in un caso del genere. Si presta benissimo. E poi la particolarità è che dal momento che potete poi subito toglierla dalla forma, e rimane ancora fresca,
senza rompersi, voi la potete anche andare ad incollare su un supporto rotondo, cioè con una forma arrotondata, che è quello che interessa a me in questo momento. Quindi io adesso vado a, vedete che ho riempito, poi pulite bene il contorno in modo che rimangono ben delineati i bordi, e nello stesso modo vado a riempire le altre due formelle che voglio utilizzare. In questo modo ho inserito la mia pasta nelle forme che voglio utilizzare. Adesso la lascio ancora un attimo in posa mentre vado a preparare il tovagliolo da incollare sull'annaffiatoio. Allora, questo è il tovagliolo che ho deciso di utilizzare, e adesso vado a strappare due delle quattro figure che sono uguali. Perché ho intenzione di decorare l'annaffiatoio da tutte e due le parti, perché rimane più bello. Allora, mi raccomando, quello che dico sempre, strappare il tovagliolo su tutti e quattro i lati, in modo che non rimanga nessuna parte tagliata di netto, altrimenti si vedrà quando andate ad incollarla sul supporto. Invece dovete proprio strappare bene tutti i bordi, in questo modo qui. Ok, li prepariamo entrambe le figure. Ok, una volta strappati i tovaglioli vado a prendere chiaramente solo il primo strato, solo uno dei tre strati, in modo che sia più sottile possibile. Allora, togliamo il primo, poi mettiamoci gli occhiali, altrimenti ho poche speranze, ho ancora addirittura le dita sporche di vernice, il che non aiuta. Quindi primo tovagliolo, vedete che è praticamente diventato trasparente, e secondo, qua è stato più veloce. Ok. A questo punto i nostri due tovaglioli sono pronti per essere incollati sul nostro annaffiatoio. Ora, con della colla per decoupage con tovagliolo, che è una colla più leggera, se non ce l'avete potete utilizzare anche la vinilica diluita con acqua, vado ad incollare i miei tovaglioli sull'annaffiatoio. Decidiamo dove posizionarli e poi con la colla partiamo dal centro e andiamo verso l'esterno per far uscire l'aria, in modo che non si creino le bolle. Questo è una cosa molto molto importante, sempre con la colla dal centro verso l'esterno, in questo modo qui. Andiamo ad attaccare tovagliolo da tutte e due le parti. Una volta incollati perfettamente i due pezzi, andiamo ad asciugare. Ora che ho asciugato il tovagliolo, vedete che si vede dal momento che la base del tovagliolo era grigiolina, grigia azzurra, più scura del bianco, quindi ha questa netta differenza, ma io la voglio togliere, quindi procedo in questo modo. Allora, prendo del bianco puro, poi con il mio tamponcino, quello piccolino, vado praticamente sporco di bianco e vado a tamponare, guardate, in questo modo qui vado a tamponare intorno al mio disegno, in modo da dargli la forma che preferisco.
così, in modo che il disegno sembra che esca da questo bianco in maniera più regolare. Vedrete che l'effetto è bellissimo perché non c'è più quella divisione netta che c'era prima, ma rimane una cosa molto più carina. E qui veramente, in base al vostro disegno, in base al tovagliolo che avete, potete decidere voi come decorare. Guardate la differenza, adesso ve la faccio vedere, la differenza tra questo particolare e questo, che è praticamente il lato, vedete, che dobbiamo ancora fare. Guardate, questo rimane molto brutto, questo qui invece è proprio bellino. Quindi andiamo a fare lo stesso anche da questa parte qui. Vado a coprire ben bene il grigio del tovagliolo in tutta la parte che mi interessa. Così. Potete anche decidere di coprire un po' di disegno, come volete, a discrezione vostra. Ok, mi piace in questo modo. Direi che così va bene anche da questo lato. Vado nuovamente ad asciugare. Ora andiamo a staccare delicatamente i particolari che voglio incollare sul mio annaffiatoio. Quindi facciamo così, sono ancora morbidi, quindi mi danno la possibilità di piegarli. Li facciamo uscire pian piano. Sì, questa è una cosa un po' delicata perché dal momento che sono morbidi, però per esempio in questo caso vedete si è spezzato, ma non vi preoccupate perché noi lo andiamo praticamente a ricostruire, a riattaccare con la colla quando lo attacchiamo sull'annaffiatoio, quindi non è un problema. Stacchiamo anche questo, l'ultimo pezzo, anche questo, ma sto sbagliando io perché praticamente... Esatto, non dovevo piegarli al centro, invece li ho piegati al centro e quindi bisogna solo capire un attimino bene come farli uscire, ma vabbè, non importa, tanto li ricomponiamo in questo modo qui. Ok, quindi colla, utilizzate una colla un po' forte, io utilizzo questa colla, la colla forte di stamperia. Andiamo a mettere la colla dietro i nostri particolari, così, delicatamente. Bagniamo bene dappertutto e andiamo ad incollare. Guardate, allora lo metterò qui ed essendo ancora morbido delicatamente vedete che io lo piego e lo faccio aderire bene al supporto in questo modo. Guardate che carino, vedete che l'ho incollato perché è ancora morbido, quindi voi lo potete schiacciare e far aderire perfettamente. Ok, nel frattempo lui continua ad asciugare, per quello vi dicevo che anche se si è spezzato non importa, lo ricomponiamo. Nello stesso modo andiamo ad incollare anche gli altri due pezzi, quindi mettiamo la colla da tutte e due le parti. Così, in questo caso la mettiamo anche nella parte che si deve incollare, così,
aspettate perché stavo solo cercando di evitare. Quindi allora, solo un pochino più complicato perché, ok, incolliamo, vedete così, e adesso vado a trasferire in questo modo, guardate. Ho voluto fare con voi proprio anche questo perché così vi faccio vedere che anche se si è rotto, centriamolo, eccoci qui, non è un problema perché adesso vi faccio vedere, vedete, l'abbiamo perfettamente rincollato, schiacciamo un po' e ha ripreso la forma giusta, in questo modo qui. 1 e 2, abbassiamo un pelino, ok, così, e facciamo finire di asciugare. Ora l'ultimo particolare, che è questo, andiamo a mettere anche qui la nostra colla, così. Ok, lo voglio incollare al centro qui, quindi posso anche metterlo così uno per volta. Ora che ho attaccato tutti e tre i miei particolari, lascio asciugare un attimino e poi passo a colorare. Ora voglio decorare i fiocchetti e li faccio di questo azzurro, questo carta da zucchero che richiama il mio tovagliolo. Chiaramente lo andrò a schiarire con un po' di bianco, perché altrimenti direi che è troppo scuro. Quindi mettiamo anche una punta di bianco. Ne ho messo tanto, vediamo un po'. Ok. Però direi che il colore, sì, potrebbe essere quello giusto. E adesso con delicatezza vado a colorare il mio fiocchettino in questo modo qui, dappertutto e tutti. Ora che ho colorato con l'azzurro carta da zucchero tutti e tre i particolari, vado a fare un'altra cosa sempre con lo stesso colore, utilizzando il mio tamponcino vado a sporcare un timbro così con le scritte, che a me piace sempre un sacco, e vado ad imprimere un po' i particolari, vedete, dello stesso colore, così rimane tutto molto molto delicato e molto carino. Allora facciamo un pezzettino alla volta, così, in questo modo. Da tutte e due le parti. Questo rende subito più bellino, perché andiamo a riempire anche gli spazi vuoti così, in maniera irregolare, vedete? Ok, direi che può anche bastare, ne facciamo anche un po' qui e anche magari un po' qua sul, ok. Guardate un po', ho sporcato un po' dappertutto con il timbro azzurro, però rimane molto delicato perché l'ho fatto dello stesso colore che ho utilizzato per colorare i fiocchi. Aspettate un attimo che qui ho fatto saltare via un po' di colore, ok, perfetto. Ora
prima di proseguire devo fare perfettamente asciugare il tutto. Ora, una volta asciugato il tutto, con il pennello a scalpello, il colore ombra, vado a fare le ombre intorno ai fiocchi e in altri punti dell'annaffiatoio per dare profondità. Quindi, pezzettino alla volta, andiamo ad aggiungere tutte le nostre ombre. Ora ho finito di fare le ombre. Vedete che ho fatto ombre un po' sui fiocchettini, su alcuni particolari dell'annaffiatoio. Diciamo che questo, insomma, è a discrezione di quello che vi può piacere. E ora diamo una mano di vernice su tutto l'annaffiatoio, così rimane protetto, e poi voglio ancora finire di decorarlo in un modo. Vi faccio vedere come. Voglio attaccare qua sotto del pizzo. Allora utilizzerò un pezzo di pizzo più largo, perché mi servirà per fare un fiocco. E invece adesso vado a prendere dai rotoli, quelli che sono nel link della descrizione dei prodotti, 12 rotoli sono questi. Adesso spacchetto il pacchetto nuovo, perché gli altri li ho finiti, perché io li uso tantissimo. Vado a scegliere una misura, ecco, per esempio questa più sottile, direi che in questo caso è l'ideale. Quindi vi faccio vedere che cosa ho intenzione di fare. Allora, visto che voglio incollarlo in questo punto, per cui vado a tagliare più o meno la misura che mi serve, così non ne sprechiamo, ok? E quindi cosa vado a fare? Vado, qua c'è dell'acqua, vedete? Vado a sporcare con una punta dello stesso colore carta da zucchero che ho usato per fare le decorazioni. Ora vado a mischiare in modo che l'acqua, vediamo un po', deve solo proprio avere un colore. Mettiamone ancora un pochino, perché mi sembra leggermente troppo chiara, appena appena. Ok, ma proprio una punta, perché altrimenti poi l'acqua diventa, il pizzo quando si asciuga diventa troppo rigido se mettete troppa acqua, asciugo già col pizzo perché tanto devo immergerlo, se mettete troppo acrilico poi vi rimane troppo duro il pizzo una volta che lo tirate fuori. Adesso vado praticamente a bagnare bene tutti e due i pizzi che voglio utilizzare, in modo che prendano il colore che mi serve, cioè che diventino appena appena azzurri e della stessa tonalità del mio tovagliolo e delle decorazioni che ho fatto. Forse un po' poco, perché vedo che rimane troppo bianco, non mi piace, quindi aggiungo un po' di colore, ancora una punta, ok? Mischiamo. Ok. Così voi con del pizzo bianco, che in realtà è quello che io uso di più, perché il pizzo bianco poi voi ve lo fate diventare del colore che volete. E meglio ancora della stessa tonalità che volete. Quindi io adesso faccio stare un attimino, mentre do la vernice al mio annaffiatoio, faccio stare un attimino a bagno e poi vado ad asciugare i miei pizzi. Nel frattempo appunto do
do della vernice a tutto l'annaffiatoio per proteggere decorazioni e tovagliolo. In questo caso ho deciso di utilizzare una vernice lucida perché voglio che il mio annaffiatoio rimanga più luminoso. La vado a passare completamente dappertutto. Ora, questo è il risultato dell'annaffiatoio con la passata di vernice lucida. Guardate che carino. E questi sono i pizzi che ho messo nell'acrilico carta da zucchero. Guardate che belli. Tra l'altro, questo qui si asciuga veramente in una frazione di secondo. Questo è ancora leggermente umido perché è un po' più spesso, però è bello anche l'effetto vintage perché il colore non prende nello stesso modo da tutte le parti, quindi rimane molto bello. Allora, andiamo come prima cosa ad attaccare questo che voglio attaccare qua nella base. Allora, facciamo così. Asciugo un attimino questo pennello e vado di nuovo a mettere della colla forte, così asciuga velocissimo. Quindi facciamo questo così, do una passata veloce di colla. Ho preso il pennello un po' troppo grande, non entra nel tubettino. Facciamo così, ok. Metto gli occhiali, se no riesco a metterlo completamente storto. E vado, ok, ad incollarlo. Guardate che bellino! Guardate che bello! Quindi finisco di mettere la colla. Sto perdendo il fiocco, cioè il pizzo. La misura è perfetta perché rimane anche perfettamente sotto. Questa colla è la colla forte di stamperia, ne basta pochissima e incolla perfettamente. Ok, in qualsiasi caso potete usare qualsiasi colla bella tenace che avete. E non fa differenza. Ok, avevo già tagliato giusto, perfetto. Vado a tagliarlo ancora un pelino perché è un po' più lungo. Aspettate che metto ancora un po' di colla così che non la spreco. Eccoci qua e vado ad incollare. Tagliamo. Sì, preferisco tagliarlo giusto così rimane meglio. Ok, e siamo a posto. Gli do una passata sopra così sono sicura che non ce n'è di bisogno, ma intanto pulisco il pennello così. Perfetto. Allora, chiudo solo un attimo la colla. Le colle, mi raccomando, chiudetele immediatamente così evitate che si secchino. Vi faccio vedere, guardate un po' che bello. Mentre questo, la mia idea era, adesso questo è ancora un po' bagnato, ma io lo piazzo qui e poi così vi faccio vedere quella che è la mia idea e poi lo farò asciugare ben bene prima di piazzarlo definitivamente, però la mia idea era quella di inserirlo così. Aspettate, che sì, posso ancora aprirlo anche se non è tanto asciutto. Ok, guardate un po' che carino. A questo punto direi che è proprio proprio finito. Spero di avervi dato anche oggi un'idea per fare una cosa un po' carina. Questo vi assicuro che è un regalo che viene sempre sempre apprezzato perché quelli che ho fatto veramente sono stati enormemente graditi.
E come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo, fatelo così mi aiuterete a farlo crescere. E ho attivato anche l'abbonamento al canale, che per me è un supporto importante, quindi se volete darvi una mano, abbonatevi e oltre appunto a farmi felice avrete anche dei video esclusivi per voi abbonati in cui vi faccio vedere qualche chicca in più. Detto questo, non vi rubo ancora oltre tempo e vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!